10 minuti di esercizi di volo al giorno, qui condensati in 20 secondi, l'evoluzione ci premierà. Cosa può una persona che sia per bene se non amare qualche cosa nella vita, confidare in se stessa quanto basta, non cercare scopi altrove, trovare piacere se prima ha dato piacere, essere gentile anche dormendo molto, non sentirsi in colpa per nulla al mondo, stringere amicizie e alleanze, una vita di gesta e ogni gesto così raro, decisivo in più e meno goffo, non fare del male, eppure scappa qualche volta e la si fa tutta e no, non si lascia a metà. Così diamo dolore, qualche cosa preziosa da questo, la nostra sensibilità, la nostra fiducia, la salute, la nostra buona parte di dolore, perché cosa abbiamo noi che nasciamo, intimi, sensuali, da legarci i capelli, le caviglie, accarezzare le natiche e i monti, i pensieri che pensiamo, le persone con cui parliamo, con rapporti felici e attivi, far saltare in aria i ponti, costruirne di nuovi, e una persona sempre si incontra per parlare e non si esce, se si vuole stare zitti, così non si esce per zittire. La gran parte dei pregiudizi che già abitano il linguaggio ci addossano giudizi di millenni, di labirinti, di nodi, di intoppi, a noi sciogliere, a noi districarci, superare, a noi gioire, che a tacere con noi stessi non abbiamo imparato. Tra innumerevoli possibilità fantastiche e avventurose, le grotte diventano superfici, le montagne pianure, sopra l'Atlantide e su tutti gli imperi, passeggiamo con un amico, una cotta, un sassolino nella scarpa, la pasta bolle, il pesce frigge, che cosa ci attende? Un cazzo fritto.